amici di un nuovo video Tomb Raider Definitive Edition, Dave e Marcia qui con voi, nona puntata. Ciao a tutti ragazzi, riprendiamo, cercheremo di fare più video possibili in questi giorni di fine estate. Vediamo, siamo più della metà del gioco, però vediamo com'è. Vediamo se riusciamo ad arrivare alla fine. Piano piano stiamo andando, piano piano siamo alla nona puntata, speriamo che vi siano piaciute quelle precedenti. Siamo quasi. Avrete notato che siamo sempre in difficoltà ultimamente perché i nemici si sono potenziati. Anche i facoceri sembrano più forti del solito. Sì. Ci hanno creato difficoltà. Comunque adesso vediamo. Allora, vediamo l'Endurance, eccola che bella. L'Endurance. Là c'è l'Endurance, ho sbagliato tasto. Là c'è l'Endurance, quindi siamo rimasti, come avete visto nella scorsa puntata, sulla spiaggia. Abbiamo avuto i problemi col facocero, se avete visto. Forse possiamo potenziare qualcosa. Prima di andare, che dici? Abbiamo avuto problemi con la fauna. Con la fauna locale. 23, 37, 30, 23 direi. Questo, no? 23. Sì, è quello più debole. Quello più debole, sì. Allora, cosa abbiamo? Canna avanzata, otturatore levigato, calcio foderato, sono queste tre cose. Quindi cosa mettiamo? Qual è la migliore? Non lo so, questa è canna avanzata, migliora l'utilizzo dell'arma per incrementare i danni. Questo fa più danni. Ah, ok. Questo danni. Aumenta la cadenza di fuoco, cioè la velocità, spari più velocemente. Tutte e due sono utili. Tutte e due. Questo sono. Costa un po' di meno, 300. Questo costa 325. Però ci conviene fare quello che costa di più perché ora avremo a che fare con un tizio forte. Andiamo, sì, infatti. Con tizi forti. Potremmo avere problemi. Allora, come avete visto, abbiamo un arco nuovo. Ce l'ha dato il cuoco. Nei panni di insospettabile cuoco. Jonah ci ha dato il cuoco. Qua c'è una cosa. Dobbiamo andare. Sì, d'ora in poi, per chi avesse perso il video precedente, possiamo attaccarci proprio con la corda ai muri. Cioè ragazzi, pensate nella verità che figata farlo. Sì, adesso non c'è più bisogno di trovare, diciamo, una parete, cioè tipo di usare quelle corde. Possiamo direttamente attaccarci alle pareti con la piccozza, questa qui. Dobbiamo andare di là? No, dobbiamo andare. Ah, di qua sì. Possiamo attaccarci direttamente con la piccozza. Direttamente nelle pareti. Noi parliamo tranquilli, intanto lei ha la sua routine di stare rischia di morire appesa a un cannone gigantesco, ragazzi. Un cannone gigantesco. Rotto però, perché è rotto. Allora. Aspetta, lì c'è una bandiera poi. Ah, quella si brucia, sì. Quella la dobbiamo bruciare. Vabbè, perché l'ho vista, poi ragazzi, se non le prendiamo tutte. Noi siamo piromani, bruciamo tutto. Via. Bruciamo tutto. Ah, questo non si può fare. Non si può fare niente, no? Qua non si può fare niente. Perché non abbiamo l'attrezzo. Non abbiamo l'attrezzo. Dobbiamo andare a prendere l'attrezzo. Praticamente ci hanno mandato in missione sulla nave dove c'è il ragazzo con la maglietta ESC. Oh, attenzione, ce n'è una foto. Prova adesso. Enorme, guarda che roba, è tutto spaventare. Quanti generatori? Ah no, è tranquillo, tranquillo. Ora è ancora più tranquillo. No. Muore tranquillo. Allora, c'è uno che sta saldando lassù. Non so, lì. Attenzione, no. Che sicuramente qua sarà dura, perché... Dov'è la testa? Vedo solo il braccio. Ah, eccolo. Non lo vedevo. Attenzione là sotto, lo tiriamo su. Che stanno facendo? Chissà che succede al palazzo. C'è un altro che sta saldando. Non si salda. È sbagliato saldare. In caso di problemi ci chiamerebbero. Sempre che la radio. Mi sento che fa? C'è qualcosa che non va. Basta. C'è un altro che salda là solo, però lo sto inquadrando qua. Allora, io vado un attimo a camminare perché... C'è uno che sta arrotolando un barile incendiario. Potremmo fare una bella cucina. Non è molto stealth, però sì, bella mossa. Non è molto stealth, no, però mi piaceva l'idea. L'idea era bella. Mi piaceva l'idea di creare quell'esplosione. Allora, posso aggiungere, mentre qua Marshall sta macellando i nemici, che abbiamo visto questi giorni una recensione. Siamo d'accordo che il gioco è spettacolare, però è vero che alcune volte è troppo sparatutto. Quindi io concordo che a volte ogni tanto certe scene, per essere un Tomb Raider,
sei portato ad affrontare 20.000 nemici e ce ne stiamo accorgendo in modalità difficile. In modalità normale questo non era un problema. Aia. Non è un problema. Vediamo. Aia. Oh. Infatti abbiamo visto che... Grazie per avermela mandata. Ecco, sta... Vabbè, è successo. Solitamente, ragazzi, muoio io di più perché... Che è successo? Tosta... Perché mi ha fatto fare? Sono un fenomeno questo. Preferisco lo step. Questi si calano. Si calano uno dopo l'altro. Si calano. Bene, uno dopo l'altro. Guarda. No, questo non è morto. Aia. Allora, si calano e muoiono. Ah, sta arrivando da qua. Vediamo se ho ragione. Eccoli. No, grazie. Non mi piace questo regalo. No, peggio. Peggio. Questo è l'arco avanzato, ce n'è uno dall'arco di come. Vai giù. Attenzione. Stanno per arrivare. Vai giù. Che fate? Salite, vi aspetto. Vieni. Sì. Sono anche presuntuoso. Vai che ce la fai. No, riprova. Vai, riprova. Sono molto presuntuosi. Per il resto, ragazzi, gioco sensazionale, A parte il fatto di... Chi è? C'è gente, sento rumore, ma non si vede. Chi è? Quello fa... Oh, dov'è? Chi è? Vedi, è una roba, no? Non so dove me la stanno tirando. Tra l'altro. E non è esplosa, è una bomba finta. Chi è? Li vedete voi? Ah sì. No, dov'è? Sopra, ce n'è uno. Oh! Eccolo dov'è. Ma scusa, non è c'è questo. Cretino, sei rimasto là. Ah no, ancora vivo. Riprova. Vediamo. Ah, sei scemo, scusa. C'è lo scudo, ma non è lo scudo anche poco. Vediamo di interpretare. Credeva che col... Ah, i pomodori, ragazzi, quelli dei pomodori. Credeva con lo scudo di salvarsi, invece è morto con tutti gli altri. Allora, ho visto c'erano delle casse in giro. Dobbiamo raccogliere tutto. Possiamo raccogliere, questo non possiamo raccogliere. Sta porta è chiusa, non ci fanno entrare. Questo possiamo raccogliere. Le munizioni sono molto utili. Le munizioni sono molto utili. Faccio una cosa... Una corda, lì c'è un'asta dove puoi salire. Faccio una corda, però... Conviene fare la strada, passare dalle scale. Vediamo, faccio dalle scale, conviene passare dalle scale. Ma ci sono frecce, ma ce l'abbiamo, altre munizioni. Possiamo andare, no, cosa c'è qui? Un diario. La nostra base costiera. Leggetevelo voi, no, ho sbagliato, scusate. La nostra... Dicevo, leggetevelo voi, ragazzi, perché se leggo io si blocca, vi ricordate? Magari stoppate il video e ve lo leggete. Possiamo, io non lo leggo perché sennò... Comunque l'arco è molto bello, devo dire. L'arco di Lara. Allora, sento un rumore. È più bella Lara o l'arco di Lara? No, bella Lara. Bella Lara. Chi è là? Esci la testa. Non può farlo. Non ce la fai. Vai. Attenzione. Non siete più intelligenti. Guardate, rimanere forte. Puoi tirare un granata di colpo. Una per te. È uscito proprio nel momento sbagliato. Perfetto. Ah, questo arriva con la tua calma. Oh, ecco, come puoi essere? Questo è per te. Ah no, non è morto. Non è morto. Ora è morto. Vedi, perché sporcarsi le mani? Basta lanciare le bombe. Chi è? Barbossa. Barbossa. Sentiamo la voce di Barbossa, ragazzi. In lontananza. Abbiamo un intruso, Barbossa. Guarda qua.
Ma voi lasciate pure le munizioni in giro, certo che io vi ammazzo. Scusate, eh. La Barbossa. Barbossa! Dov'è Barbossa? Dove sei? Ah, ecco la Barbossa. Dov'è? Barbossa? No, perché vai in pausa quando dico Barbossa? Ehi, mettiamo una bomba e non esplosa. Ho fatto cilecca. Dobbiamo trovare un bel gioco sui Pirati dei Caraibi, secondo me sarebbe... Ce l'ho con la PlayStation 2, oltre... No. Portalo, che ci vediamo. Ma qua non gira. Com'è il gioco? Bello, c'è Barbossa che incontra sotto la gente. Bisogna vedere se hanno fatto anche il gioco dopo, magari per PS4. Sì, sicuramente ci sarà. Quello sarebbe il top. Anzi, potremmo fare una cosa ancora più bella. Quando sarà che finiamo Tomb Raider, ragazzi, non ci fate fretta. Consigliate nei commenti sul canale Marshall. Consigliate che gioco vorrebbero vedere. Così almeno prima di... Consigliateci un gioco. E noi quando appena possiamo lo facciamo. Noi lo faremo per voi. In esclusiva. Su Marshall TV. No, la droga da nessuna altra parte, Marshall. Ovviamente se vi piace Tomb Raider, consigliateci Rise of the Tomb Raider. No, se giochiamo a Tomb Raider dobbiamo fare Rise il prossimo. Certo. Dobbiamo andare in ordine. Giusto. Dobbiamo andare in ordine. Aia, chi è? Aia. Chi è? Ok, non ci distraiamo che sono più forti del previsto. Ok. È ancora lì. Ho sbagliato la lanciata bomba. È ancora vivo. Ancora vivo? E diciamo una bella bomba. No, finito le bombe. Ho finito le bombe. Forza miseria. Nel bagno, vero? Ecco, tornate nel bagno. Ah, hanno fatto anche no. Ecco qua. Era in bagno questo, è uscito dal bagno, ho sparato. Il cagatoio mio. Era qua dentro. Ho trovato pure le bombe. Ah, devi saltare lì. Sì, infatti, però siccome c'è qualcuno. Ancora. Ah, eccolo! L'ho visto! Veloce. Dietro la colonna. Quelli sono due, eh? Ah, ok, non più. Sono tre. Certo. Però quello che avevo sotto mi sa che è sopravvissuto. No, no. Aspetta, mi sembra di vedere qualcosa. Niente. Aspetta, mi stanno sparando tanto. Chi è mi spara? No, niente. Chi è? C'è una cassa lì? Sì, là c'è una cassa. Non so chi mi sta sparando. Qua non c'è niente. Devo depredare. Qua non c'è proprio nessuno. C'è una cassa e una di quelle robe da bruciare, volendo dire. Sì. Dietro. Però come si arriva da quella? Ah, devo passare. Camminando. Sì, devo passare dal tubo lì, da questa parte. Una, faccio una cassa. Ok, qua bisogna camminare come il circo. Spara sto scemo. Ma non so dov'è, quello è il problema. Ah, eccolo, no, è una colonna. Dov'è lo scemo? La cassa è qua. La cassa è qua. Ah, questa cassa, io so quella piccola. Ce n'è anche una piccola, ti ha detto. Continuano a spararmi mentre io. Tranquillamente. Mi pare che. Ma dov'è? Eccolo dov'è, sotto. Ah, era lui. È un ritardatario. È anche un ritardato, perché era morto. Ritardato o ritardatario? C'era una di quelle robe da bruciare anche, vabbè, dov'è? Se vuoi. Perché l'ho vista. La vedi? No. Non si vede bene sul muro lì. Dovresti sparare con la freccia, secondo me. Ma dov'è? Ah, eccola. Non l'avevo vista, come ho fatto a vedere. Ma non ha preso fuoco. Ah, sì. Ok, con calma. Vedi, ti dà esperienza, sì. Non l'avevo visto. Oh! Attenzione. Perché non salta questa volta? Ti spaventa. Faccio una porta. Vai, piano piano, ci arrampica. A me abbiamo preso confidenza con le meccaniche, quindi sappiamo dove dobbiamo salire, arrampicarci, saltare, tutto. Allora. Attenzione. Siamo arrivati a un nuovo. Vedo un accampamento. Un'altra di quelle robe. Un'altra di quelle robe. Questa la bruciamo lunga e spiegarla. Sì, certo. Siamo qui. Ce ne manca uno, vediamo se ne troviamo un'altra. Di solito non le facciamo le sfide, ma questa mi sembra facile. Forse abbiamo saltato quella di prima. No, dico, di solito solitamente non ci concentriamo troppo, sì, su ste sfide, però sono solo 4, quindi. No, non c'è niente, dobbiamo andare su. Su pomodori atterriamo, ecco. Ecco, perfetto. Ho visto qualcosa.
Ah, una reliquia. No, qua non c'è niente, non c'è niente. Una reliquia. Anno 6 dell'era Meiji. Un lato è usurato, come per eccessivo sfregamento. Una moneta giapponese da due... Una moneta giapponese. Del 73. Del 73, ok. Perfetto. Possiamo andare avanti. Intanto salviamo qui. Siamo all'accampamento. Guardate che spettacolo di panorama, ragazzi. Ah, c'è un diario. Qua al solito ve lo leggete voi. Sta parlando Alex, il nostro amico Esk. Per chi non lo conoscesse. Alex detto Esk. Alex detto Esk. Quindi se volete leggervelo, ve lo potete leggere. Stoppate il video, noi andiamo. Andiamo, possiamo andare, sì, andiamo. Possiamo andare. Possiamo altri pomodori. Fare i punteggi. Prendiamo altri pomodori. C'è qualcosa che luccica. Un GPS, sì. C'ho la vista di falco, c'ho questa cosa che lampeggiava. Ecco qua, allora, materiali. Abbiamo un punto abilità. Come lo spendiamo? 56, 50, 58. 50, no? Caccia, che facciamo? In teoria sì. In teoria sì. Allora, possiamo scegliere tra... No, non possiamo scegliere, è tutto bloccato. No, maestria arco mi piace. No, è bloccato, serve il grado 3. Quindi sono tutte e quattro bloccate. CP. Non possiamo fare caccia, dobbiamo fare o sopravvivenza o combattimento. Direi sopravvivenza. Sopravviviamo. Vediamo se c'è qualcosa da prendere. Qua, saccheggio. Scopa tasche segrete sui cadaveri. Abilità superiore. Ti arrampichi più velocemente e resiste meglio danni da caduta. Questo è molto utile. Oppure questo, orientamento. Quale facciamo? Bim bom bam, bim bom bam, bim bom bam, bim bom bam. È uscito questo. Vabbè, ah. Beh, è utile quello. Sì. Ah, premi cerchio quando cadi da un'altezza rilevante e ti salvi. Poi abbiamo... C'è l'attrezzatura. C'è l'attrezzatura. Dovevamo fare un po' di arco forse, no? No, ancora è più forte. La pompa. No, la pistola è rimasta indietro. La pistola è indietro. La pottola è rimasta indietro. C'era il fuoco a raffica finalmente. Dov'era? No, l'abbiamo messo. Ah, l'abbiamo preso. Va bene. Fuoco è rimasto rapido. Fuoco rapido. Sembra utile. Impugnatura ergonomica. Che è più bella. Ah, riduce il contraccolpo. E il silenziatore. No, forse il silenziatore in questo caso. Molto utile. Per giocare stealth, sì. Sì. Allora, prendiamo il silenziatore, dai. Prendiamo il silenziatore, abbiamo 139, mi sa che non possiamo comprare più. Però anche il fuoco a raffica. Sì, quello prenderemo. Ovviamente ci sono anche i costumi, noi non li abbiamo ancora cambiati perché a noi piace l'ara con i vestiti strappati. Quindi a noi piace così. Vabbè, magari cambiano un costume, dai. Sì, magari poi il prossimo campamento lo cambiamo. Allora, dobbiamo andare da qualche parte, là. Però come al solito, visto che c'è la piccozza, noi possiamo attaccarci là. Senza mettere in pausa, ecco. E andare. Ogni volta si ha l'impressione che è legato ogni volta. Qua non c'è bisogno di premere quadrato perché si appende da sola. Cosa che io non sapevo, premevo sempre quadrato. Qui non c'è niente. Qua c'è una corda già. Ehi, guardate. Si va sull'endurance, ragazzi. Una bella nave da crociera. Ora parte. Qua la facciamo noi. Aia, si è botta. L'endurance è finita come il Titanic, non fragile, però è proprio sicuro. Non è affondato. Infatti. Attenzione. Chi è? Ancora Barbossa. Qua non mi fa fare niente, uscire allo scoperto. Ma chi è questo? Chi è questo? Mi siamo messi un pezzo da 90 lì, Non si è accorto di niente. Non si è accorto di niente. E gli sta passando davanti. Gli è passato sopra. E non l'ha visto. No, se n'è accorto. No, non se n'è accorto. Sì, sì, sta venendo verso di te, guarda. No, non se n'è accorto. Sì, no. Aiuto! Se n'è accorto! Se n'è accorto! Aia! 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 Se n'è accorto! Speriamoci dell'altro. L'altro. Aiuto! Mark Henry qua! Oh, perché mi fa... No, devo puntare su di lui! Mi gira la visuale! Aiuto! No, non gli ho fatto niente. Vediamo se così ti faccia male. Ah, sì? Aia! Yeah. Sono morto. Cioè, con un pugno ti toglie... Se ti prende col pugno è la fine. Tondo, triangolo. Ah, non è la freccia del ginocchio. No... Non riesco a fargli niente! Se l'è tolta! Si è tolto la freccia! E è Mark Henry questo! È Mark Henry, è lui!
che fa? Ti fa male la vecchia. Ah, te li spari in faccia, l'unico punto per te. È blindato, guarda. È corazzato da tutte le parti, non è che fa. Sì, ma non si fa niente lo stesso. Un'altra freccia, aspetta. Senti, se li faccio così non si fa niente. Ah, se la tira fuori. Gli manca un occhio però. È un pugile questo, guarda come si muove. Aiuto! Sembra un battimento, ragazzi, attenzione. Attenzione, l'ennesima freccia. Tanto se la leva. Guarda, facciamo la in diretta. Che se la leva. Poi la punta, vedi? Come se fosse uno stuzzicadente. Lui li usa come stuzzicadenti le frecce. Basta! Gli abbiamo sparato 20 colpi in faccia ancora in posizione da pugile. Questo Tyson lo batte. Questo batte Tyson. Aia! Aia! Sta battendo uno con 7 armi. Abbiamo finito a mani nude. A mani nude. Basta! Calmati! Adesso! Ecco qua! È un altro! No! Ho sbagliato tanto! C'è scritto cerchio fra un triangolo con un cretino. Porca miseria. Aiuto! Aia. Cosa leva di nuovo? Abbiamo sprecato tutto il nostro arsenale per questo qua. Ho solo 5 colpi! Non abbiamo più niente! Non ho più niente! No, ho esaurito tutto il. Non ho più bombe! 5 colpi, finito. Finito, il mitragliatore è finito. Dice che ci sono delle munizioni per terra. È morto, stavolta è andato. Ah, stavolta ragazzi, è andato, è stata durissima. Mark Henry è andato, spava, sbrombola, tutte cose. Oh, mamma qua era immortale. Cosa c'è? Ha preso l'oggetto, una prumunga. Che l'aveva lui, eh. Il risalitore. Significa che praticamente si usa per risalire. Dovrei prendere un po' di munizioni. Puoi tirare gli oggetti pesanti, più o meno munizioni, questo qua. No, basta pregarle su di voi. Ma allora, è ancora vivo, non mi fido. Allora, munizioni altre non ce n'è. Ah, qua ci sono le frecce. Sì, sì. Con le frecce. Allora, smetti di andare in pausa. Ah, ma i primi due li ho sistemati subito. Vorrei vedere Tyson contro questo qua. Tyson contro questo qui, chi vince? Secondo voi, diteci poi, secondo voi chi può vincere? Allora, dobbiamo tirare quell'affare lì e farlo cadere là, perché si è illuminato, vedete? Ecco. Come si fa? Si tira questo e poi si usa quell'arnese. Ecco qua, questo, per tirare le cose pesanti. Via. Vediamo se cade. Vediamo se cade. No, si è spostato, lo devo fare cadere io forse. Ah no, cade proprio. Perfetto. Puh! Andiamo. E vai. Eccoci qua. Siamo dentro l'endurance. Non è combinata bene però. Stairway to heaven. Ah no. Andiamo piano pianino perché questo c'è qualcuno. C'è qualcuno? Ci aspetta Esk. Esk, dove sei? Esk dalla stanza, fatti vedere. C'è una stanzina. Chi è? Ah, è la stanza di Lara questa, quella che si vede nel filmato che avete visto quando lei scriveva alla scrivania, era lì che si... Ecco, vedi, ecco, c'è la foto quando si è laureata. Ah, si è laureata con Sam, tutte e due insieme, vedi? È rimasta la foto ricordo. Tutto il resto è noia. Guarda, è un pochino combinata male in faccia. Sembra passata una vita. Sembra passata una vita, guarda, sono bella. Ecco. Guardate il realismo. In fondo devo ringraziare. Ah, un altro diario scritto da Sam. Da Samantha. Proprio. Questa è un'avventura che sarà meglio dimenticare, non si sta divertendo. E beh, è stata catturata da padre Mattias, che è tutt'altro che un padre, ma... Ah sì, lui parroco. Mattias Singh, che non è un padre per niente. Quindi se ragazzi, leggetelo voi, al solito. È stata catturata. Leggetelo voi, noi andiamo avanti. Qua c'è il letto a castello, penso che dormiva qua, Sam, no? Dormiva qua. Non c'è nient'altro da prendere, non possiamo prendere, possiamo solo continuare. Chi è? Lì c'è uno. Ti ha fischiato. Non mi ha visto però. Non mi ha visto. Non ti vede la presa. No, non mi vede. Dov'è? Vedi che non mi vede. Ma mi stanno sparando mentre sto strozzando quello. Aia, chi è? Dall'altro lato della nave, vedi che c'è uno cecchino. Liscio.
Oh, prego. Andiamo. La mira scarsa. Comunque sta nave non è combinata bene. No. Sono saliti questi qua che faccio. Sembra un traghetto della Caronte. No, è combinata malissimo, non male. È sempre nell'acqua, finiamo. Lì è tutta bagnata, gli volti, i capelli no, però la vista trasmettente funziona. Alex! Yes. Qui! Dov'è Alex? Che esco perché non lo sapesse, l'abbiamo già detto. Allora, dov'è? Chi è? Eccolo lì. Eccolo! Alex! Lara! Cosa ci fai qui? Che ci fai qui? Sono in vacanza! Sono bloccato qui! Adesso maluccio! No! Merda! La porta è bloccata! Resisti! Ti tirerò fuori da lì! Ah, oh, ok! Ma sbrigati, ok? Sì, sì. Se vuoi ti uccido subito, ti risparmio sofferenze. Allora, come avete visto, ha la gamba distrutta, mangiata come quella di Roth, mangiata dai lupi. Lui ce l'ha mangiata dal tubo. Allora, come facciamo a liberarlo? C'è un rebus. C'è un rebus. Allora, c'è illuminata la porta lì, giustamente. Qua non possiamo passare perché, vedi, prendiamo la scossa. Non lo facciamo più. Allora, c'è un tubo giallo. Allora, c'è questa specie di affare qua, che questo si muove, è giallo, vedete? Si muove questo affare qui. Si muove, quindi penso che dobbiamo tirarlo verso di qua. Vediamo un po'. C'è un binario sopra, vedete? Dobbiamo seguire questo sistema. Vediamo cosa succede. Se lo tiriamo. Vediamo cosa succede. Sbatte con quel tubo. Il binario è bloccato. Il binario è bloccato. Dovrei salire lassù e cercare di sistemarlo. Ecco perché il binario è bloccato. Perché noi dovremmo andare là. Il binario è bloccato perché c'è quel tubo. E il tubo mi impedisce di attaccare questa specie di gancio alla porta per aprire. Quindi noi dobbiamo salire là sopra da lì. Quindi dobbiamo mettere sto affare, lo dobbiamo mettere lì, seguendo questo percorso. Seguendo il percorso. Però bisogna stare attenti a dove lo metti, perché sennò io presumo che. Vediamo. Basta seguire il percorso. Quindi forse dobbiamo andare di qua. Andiamo se indovino. Prima di. Basta! Questa pausa. Ma sempre in pausa, non so perché. Succede. Poi questo dobbiamo tirare di qua, presumo, vediamo un po' se indovina. Questo lo tiriamo di qua. Eccolo. Ecco, sì, e poi questo dovremmo andare di là. Vediamo se lo spingi e arrivi. Vediamo se è giusto per qua. Ancora di più, ancora di più. No, non so che siamo arrivati. Oh, non se lo può fare? Ah, sì. Ecco. Rebus risolto. Rebus risolto, ragazzi. Non era difficile. Bastava seguire la. Sì, basta seguire il percorso. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo liberarci di sto tubo. Presumo. Vediamo. Come si fa? Ok. Ora devi fare come prima, perché stavolta il tubo non blocca. Ah, il tubo non blocca, quindi lo devi rimettere dove era prima. Dobbiamo rimettere dove era prima. Quindi per rimettere dobbiamo fare il percorso all'inverso. Dobbiamo fare il percorso all'inverso. Ecco qua. Basta tirarlo. Aia! Aia. Fuori da lì! Ora sgombriamo il passaggio. Vediamo adesso se funziona. Togliti da lì poi. Vediamo se qua non faremo queste colpite. Ok, fatto, si è agganciato. Adesso basta tirarlo nella direzione opposta, presumo, da questa parte, e lui scardinerà la porta. Giusto? Dovrebbe essere così. Vediamo se funziona. Se funziona siamo dei geni. Ok, sì, siamo dei geni. Siamo dei geni. Entriamo. Possiamo passare. Possiamo passare. Non era facile. C'è qualcuno? Sei in compagnia? No. Oh, okay. Alex. Hai gli attrezzi. Niente male, eh? Ora ti vedrò da qua. Scusa. Beh. Addio alla mia carriera di ballerina. Ma forza! Sono due gemelli, tra l'altro! Tre uguali! Che fai? Così ci ammazzi! Questa sarà la mia tomba, Lara. Prendi gli attrezzi. Non senza di te. Almeno una volta nella vita, lasciami fare l'erba. Va bene, fai l'erba, Gambo. Gli altri contano su. Ah, gli attrezzi che dobbiamo prendere, tutto sto casino per il cacciavite, sono già in grasso.
praticamente. Vabbè, ma non ci sono i ferramenti. Ora! Ho capito, ma... Dice vai, io ti porto. Non c'è un ferramento aperto, che è stata domenica. Hai capito? Un bacino da Dio. Sta facendo più o meno come ha fatto Rossa. L'abbiamo chiuso dentro. Adesso? No, adesso? È rimasto lì, ingabbiato. No! Non potevi in qualche modo. E gli poteva tagliare una gamba, scusa. Niente, mi sa che è andato. Dobbiamo uscire di qua. Immediatamente. Accidenti ragazzi, un altro della turma. Sali, lungo le cose per passare. Facciamo prima. Via, via, fuori dalla nave, via! Ora è messa peggio ancora adesso. Sì, è metà, perché è divisa in due. Adesso veramente. Vorrei essere il carpentiere di questa nave. Mezza nave affondata. Vediamo. Attenzione che se ti butti finisci come DiCaprio e come Rose. DiCaprio e Rose, come Kate Winslet e DiCaprio. Come Rose e Jack. Questo è ancora qua, sto cadavere. Ok, la possiamo andare? Sì. Penso di qua. La musica è un po' tragica. Sì. È lui che si è sacrificato per noi. Anche lui. Ha fatto ESC finalmente, ha chiuso il programma, ha fatto task manager, no, CTRL ha peccato. Di lui un grande eroe, un grande eroe. Anzi Lara poteva farti qualcosa di più, diciamo ai sceneggiatori di Tomb Raider che potevano salvarlo. Roth no, perché già era, vabbè che era già avanti con l'età, ci stava, poi almeno non ci prova più con lei, ci sta. Però ESC potevano salvarlo, l'hanno voluto far morire. Ok, siamo tornati. Speriamo qua. Che gli altri quanti rimangono? Lara. Jonah, Reyes, ce n'è un altro pure. È il cretino di Whitman. Ah vabbè, quello morirà secondo me. Boh, non lo sappiamo. Per mano di Lara. Non lo sappiamo. Allora, lo sappiamo. Proseguiamo. Cosa dobbiamo fare adesso? Un altro rebus. C'è una. Ok, bisogna far cadere quel coso. Sì. Bisogna far cadere quel coso lì, quindi stesso sistema. Vediamo. Mi dispiace per Esk lì, fatto lì. Tira che ce la fai. A posto. La porta era chiusa, noi passiamo dalle fogne. Eccoci. È un polverone che è caduto. Però i suoi capelli sempre più forti. Ah, dietro di bordo. Dopo mesi di scavi, finalmente... Me lo leggete voi. finalmente abbiamo nuove informazioni. Vabbè, non leggo perché si blocca. Ok, al solito sistema, ragazzi, stoppate il video e ve lo leggete. Noi non possiamo perdere tempo. Guardate la maglietta che si sta piano piano consumando tutta. Aspettiamo il momento in cui si veda tutto. Aspetta. Escile, Lara, escile. mettete l'hashtag Lara escile, nuovo hashtag. Allora, che dobbiamo fare qua? Ah, uscire dalla porta, semplice. Vai, piano piano, ok. Ma sì. Cosa mi dice che ci sarà gente? No, perché? No. Perché di qua prima c'era tutto l'esercito prima. Dove si va? Ah, dobbiamo uscire di nuovo da dove siamo entrati. Ah no, aspettate un attimo. Perché là ho visto. Ecco, c'è qualcos'altro qui. Sali, dai che ce la fai. Perché non ce la fa? Che fa? Dai! Esci dal menu! Perché non riesci a salire? C'è una scala però. No, dove? No, questa non è una scala, no. È la colonna che si è rotta. Ah, vero, ma c'è questa via. Non si può salire da qua. Ah, no, attenzione, c'è una porta che si può aprire. Ah, è vero, prima non si poteva. Apriamola, perché ora abbiamo il nostro strumento qua. Permesso? Ok, si è aperta la porta. Vediamo cosa c'è dentro. Tutto sto casino per cosa? Ah, una delibera ci sarà. Noi la prendiamo perché siccome abbiamo visto che c'era. La data è illeggibile. Cos'è? Ma in Giappone ne furono coniate migliaia a metà 800. Una moneta. Bella. Una moneta. Migliaia. Una moneta giapponese. Ok, c'è altro? Sì, c'è una cosa in salamoia. È una cosa in salamoia. Ce la prendiamo subito. Basta questa torcia. Ok. Adesso possiamo andarcene.
Spero che non ci sia altro. Qua c'è qui? No, dove no l'abbiamo già detto. Abbiamo già detto. Cosa c'è? No, possiamo andarcene da quella parte. Opla, le cartelle lì. Le frecce le prendiamo che mi servivano. Ecco qua. Perfetto. Stiamo uscendo dalle fogne. Okay. Qua c'è il cannone. Qua c'era. Ah, c'è anche questo. Possiamo aprire anche questo. Chissà cosa sarà. Se va in pausa. Boom! C'è il polverone. Cosa c'è qui? Niente, una relica. Dei pomodori. Ah, ci sono dei pomodori, vediamo cosa c'è qui dentro. Nel 500 i portoghesi coniarono queste monete per la colonia di Malacca. Moneta portoghese. Malesia. Deve provenire da uno di quei vecchi galeoni naufragati sull'isola. Una moneta portoghese. Una moneta di CR7, bene. Mi serve una moneta di CR7, te la possiamo dare. Questa porta è chiusa, cosa c'è? Una mappa? Sì. Mappa trovata. Allora. Ho visto, mi pare che qua si salga. No, si può salire qua. No, mappa aggiornata. Allora, ce possiamo andare. C'è già la corda lì, no? Ma è quella per andare. Ah. Vediamo. E poi non arriva qui. Ah no, è vero. No, potrei utilizzarla in effetti. Mi devo lanciare senza morire. Così? Sì, tranquillamente. Vedi? E così evitiamo di. Ecco qua. Ok, fermiamoci qua, diamo una salvata, un attimo. Giustamente, vediamo se possiamo potenziare qualcosa. Mi pare di no, 250. 250 no, ancora siamo poveri, non possiamo. Ok, ce la possiamo andare. Di qua dobbiamo andare? Sì, dobbiamo tornare dai dobbiamo tizi tornare... a ridar... a ridargli l'attrezzo, no? Sì. Ah, vero, dobbiamo portargli gli attrezzi, che fate? Devo portare gli attrezzi all'equipaggio per sistemare la cosa. Quindi, dov'è? Di qua. Allora, dove siamo? Siamo tornati indietro, di qua eravamo passati nel precedente. Però qua, non avevamo aperto. Qua non avevamo aperto, di qua siamo passati nel video precedente. Certo, non si poteva aprire. Là c'è la spiaggia, questo non si poteva aprire. Ora c'è l'altro polverone. Già c'è la neve, c'è tutto sto casino per questo. Per una cassa, vabbè. Per una cassa. No, aspetta, cioè, ti puoi buttare con una corda qua. Ah, per tornare per arrivare via. Prima, sì. Per arrivare prima. Bello da qua. Oh, c'è gente. Attenzione, sono in due. No, più di due, tre. Ma hanno visto? Ancora no. Quanti sono? Uno, due. Io uno ne vedo. Da dietro ci sono altri due però. Intanto uccidi questo. Intanto liberiamoci di questo. In maniera stealth. Così. Che tra l'altro lo sto uccidendo di fronte a quelli, com'è che non mi vedo? Guarda, entro prima loro. Fuori uno. Qua cosa c'è? Un altro accampamento. Ecco gli altri due. Uno. Hanno lo scudo, ho sbagliato. Ho sbagliato perché hanno il casco, quindi non posso. Guarda, lui viene colpito e si rimette dove era prima, è un genio. Ok, ma e l'altro? Non saranno altri. No, l'altro è caduto di sotto. L'altro è caduto di sotto. Ah sì. Dov'è? Niente, non posso recuperare la corda. Qua c'è un'altra corda. Un'altra corda, non c'è altro da prendere, quindi. Ale, andiamo. Via. Ragazzi. Ah, si è scaricato lì. Grande ritorno. Grande, guardate che scena. Queste corde nel cielo. Dobbiamo farlo anche noi. Guarda. L'abbiamo legato da tutto in questi. Ricordate, per andare ci abbiamo messo una vita. Per tornare un secondo con tre corde. Eccoci. Lara! Appena abbiamo sentito l'esplosione. Alex era ancora sulla. Devo dire che hai sempre un effetto micidiale sulla gente. Allora cerca di starmi alla larga. Mangiamo, ok? Quei bastardi si sono tranquillizzati, ma è meglio non abbassare la guardia. Se devo morire in questo posto. Morirò a pancia piena.
morirà a pancia piena, vabbè. Un uomo ha pur bisogno di mangiare. Certo. Finalmente un po' di ottimismo. Appena Reyes finirà con la barca, torneremo alla civiltà. Con una grande storia da raccontare. Parla per te. Io spero solo di dimenticare tutto. Salteremo con l'alta marea. No, non possiamo. Per favore, non ricominciare, Lara. Lara non è la sola a dire che siamo in trappola, Reyes. Mattias forse è impazzito, ma ne era davvero convinto. Io gliel'ho letto negli occhi. Crede che la resurrezione di Imiko sia la chiave per fuggire dall'isola. Sembra assurdo, lo so. L'intera isola. Le tempeste non sono naturali. Bisogna cominciare ad ammetterlo. È vero. Durante il naufragio dell'Endurance ho sentito una presenza maligna, tangibile. Quest'isola è maledetta. Dove vai? Sotto quella base sulla scogliera ci sono delle rovine. Là dentro c'è qualcosa con cui pensavano di controllare le tempeste. Devo indagare più a fondo. Adesso non è d'accordo. Appena spara. Pronti partiremo. Ah no, ok. Con o senza di te? Io non partirò senza di te. Meno male. Ci siamo laureati insieme, siamo colleghe. Scusa. A Reyes se ne vuole andare. Reyes se ne frega di Lara. Reyes se ne frega. Allora. Dobbiamo, in pratica ci dice, muovetevi che sennò partiamo. Muovetevi, sbrigatevi a fare le cose sennò partiamo. Qua c'è nei panni di un sospettabile cuoco. Vediamo se posso strozzarlo. Si è messo in posizione del Buddha. No, strozzarlo? No, non puoi, sarebbe tutto il gioco. Guarda! Oh, gli hai fatto male. Non ti fa niente. Oh. Basta compare, sennò ci tagliano il video per violenza. Ah, ok, sì, giusto. Allora, ragazzi. Ci fermiamo qui, questo dopo aver picchiato John. Ci fermiamo qui, intanto mettiamo punto abilità. 67, 50, 58. Facciamo 50? Caccia. 50, sì. Facciamo caccia. No, sono ancora bloccate, le stesse cose di prima, non possiamo. Dobbiamo fare un'altra cosa. Combattimento? Sì, fai combattimento. Facciamo combattimento. Allora abbiamo Maestro Piccozza. Maestria sì, Piccozza. Questo è ottimo, dovevamo farlo l'altra volta, mi ricordo. Allora facciamo volta. Dai, Maestria Piccozza. Serve per dare i colpi. Ah, e l'abilità finale sbloccata. Lara può apprendere abilità più avanzate disponibili. Che erano quelle famose di prima. Allora ragazzi, noi ci fermiamo qui con questo video. Attrezzatura niente. Attrezzatura la facciamo nel prossimo. Nel prossimo video faremo l'attrezzatura e partiremo da qui. Quindi, grazie per averci seguito. Aspetta che c'è un falco. Ho visto l'ombra, dov'è? C'è l'ombra del sì, falco, ma non c'è il falco. Grazie per averci seguito. Ancora. Vedi? Grazie. Ah, c'è l'ombra, sì. C'è l'ombra, ma non c'è. È un bug, sì, lo avevo visto l'ombra. Grazie. Non può succederlo. Grazie per averci seguito. Ci vediamo al prossimo video di Marshall. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, alla prossima.